La musica di Antonio Vivaldi è molto conosciuta grazie alla celebre composizione Le quattro stagioni. Ma la produzione di quest'autore comprende in realtà più di 500 brani, sonate, sinfonie, concerti. Vivaldi scrisse inoltre numerose composizioni per opera ed oratori. Eppure la sua fama è legata al suo talento come compositore di musica strumentale. Vivaldi nacque a Venezia nel 1678, figlio di un barbiere con la passione per il violino, uno dei più bravi musicisti della città. Tale passione contagiò sin dalla tenera età anche il figlio Antonio. L'incontro quotidiano con altri musicisti, i primi esperimenti nell'orchestra di San Marco al fianco del padre o al suo posto, erano un'atmosfera ideale per sviluppare il suo talento. Eppure Vivaldi non scelse la musica come professione della sua vita. A sorpresa preferì iniziare la carriera ecclesiastica e nel 1703 fu ordinato sacerdote. Ma per motivi di salute, probabilmente soffriva di asma, dopo un solo anno dovette lasciare la chiesa. Scelse così la musica, una scelta felice, che fece di lui uno dei più famosi compositori veneziani, uno dei grandi maestri. Iniziò come insegnante di violino all'ospedale della Pietà, famoso orfanotrofio e conservatorio veneziano. L'ospedale della Pietà era all'epoca un'istituzione femminile. Sicuramente la sua breve carriera come sacerdote dava le maggiori garanzie di moralità. L'insegnamento alla Pietà diventò la costante della sua vita, malgrado le frequenti interruzioni. Forse a causa del suo temperamento difficile e violento, fu infatti licenziato e richiamato più volte. Per questo e per la sua capigliatura, Vivaldi venne subito soprannominato il Prete Rosso. Le allieve della Pietà cantavano e suonavano diversi strumenti: violino, organo, flauto, oboe, fagotto e tromba. Vivaldi così aveva a sua disposizione un'orchestra di elevata qualità, che gli consentì di sperimentare forma e orchestrazione, i cui risultati avrebbero influenzato lo sviluppo della musica in tutto il XVIII secolo. Con il compimento dei suoi primi due blocchi di composizioni, lo stile di Vivaldi era ormai definito e sarebbe rimasto più o meno invariato per il resto della sua vita. Egli scrisse concerti per quasi ogni strumento, solista e non, tradizionali e insoliti, per due mandolini, viola d'amore, violino, oboe, fagotto e uno particolarmente affascinante per flauto, La notte.
Thank you.